sesso e l'amore, prima e dopo l'incidente. Ho avuto l'incidente quando avevo 25 anni, quindi essendo stata un po' precoce, di strada ne avevo fatta abbastanza, diciamo. Boh, prima era tutto molto più facile. Vai in discoteca, incontri uno, te lo porti a casa, lui ti porta a casa, quello che poteva essere il sesso occasionale. Non essendo io bruttissima, non è che avevo proprio tutti questi problemi per quanto riguardava quello. Da 4 anni a questa parte, quasi 5, mio Dio, sto facendo 30 anni. Tutto un po' più complicato. Sesso occasionale, la gente c'è proprio, ti vede in carrozzina e concetto fisso, questa non scopa. Non so se si può dire, però che è così, insomma. Che è una follia. Però dici, vabbè, magari a 30 anni il sesso occasionale può anche bastare. Trovi una persona, t'accasi, le mie amiche fanno i figli, dici tu ancora stai pensando a darti una scopata così, una tantum? No. Però anche là è complicato. Per esempio, come se dovessi sempre dimostrare di essere normale. Cioè, dovessi dimostrare all'altra persona che alla fine è un rapporto come un altro. Quindi con le stesse problematiche, nel senso che arrivati a un certo punto ci odiamo lo stesso, cioè ci possiamo odiare lo stesso, sia che sto seduta, sia che sto in piedi. E poi lo devi convincere che non ti dovrà fare da badante, che è ancora più complicato. E allo stesso tempo, nel momento in cui si innamora, a un certo punto subentra questa cosa dell'esterno. Protezione, eccetera, eccetera, e quindi comunque ti fa da badante, cosa che poi alla fine ti fa imbestialire perché non lo tolleri più. Dici, vabbè, volevo un fidanzato, se volevo un badante lo pagavo. Insomma, la cosa è un po' complicata. Anche adesso ho trovato un nuovo compagno, non lo posso definire fidanzato, insomma, sto frequentando una persona che anche all'inizio, secondo me, ha avuto delle grosse difficoltà. In realtà, gliel'ho chiesto, ho detto, scusami, parliamone, tu prima avevi avuto delle difficoltà dovute alla carrozzina? Lui mi ha detto di no, ma io non gli credo affatto. L'unica cosa che mi ha detto io pensavo che dalla vita in giù eri l'ombrico. Carino, molto carino e contatto, però questo ti fa capire come la pensa la maggior parte della gente. E io quando l'ho detto, boh, l'ho detto in maniera un po' così nuda e cruda, comunque guarda che ci sento, funziona, mi funziona tutto, quindi se volessi sperimentare, parliamo, non lo so, troviamo un accordo. Senti, ho letto su queste questioni un post tuo su Facebook abbastanza diretto. Che cosa dicevi? Alla mia università si vociferava che io potessi fare solo del sesso orale, in quanto paraplegica. Sicuramente posso fare del sesso orale, ma posso fare anche del sesso normale. E che per dovere di cronaca facevo bene entrambe, ma quello era così, una roba per ridere, cioè, insomma, nel senso. Devo sempre pensare che magari mia mamma guarderà questa cosa. Ti racconto un aneddoto, al contrario però. Stavo camminando in macchina, ero là così serena, mi ha fermato la polizia. Mi hanno chiesto patente e libretto, come nella norma, e poi mi hanno detto che io il cartellino non lo potevo esporre se non avevo il disabile a bordo. Io ho detto, guarda, che il disabile sono io, e loro mi hanno guardato e mi hanno detto, ma come? Una così bella ragazza? Per loro, cioè, sei bella non puoi stare in carrozzina. E in quest'ottica il disabile non ha una vita sessuale, non ha una vita affettiva. L'unica persona che può stare col disabile è il badante. Cioè, il ragazzo in carrozzina può stare con una in piedi perché la donna ha la sindrome della croce rossina e quindi è sensibile, animo dolce, animo gentile, si accolla a sto povero tizio in carrozzina, vabbè. Che poi è la stessa cosa di accollarsi un in piedi, cioè, sempre la stessa mentalità handicappata, c'avete, senza offesa, però Per vabbè. l'amor del cielo. Esatto, questa è ignoranza allo stato puro. Ce ne sono varie di parti complicate. Allora, uno con una paraplegia o uno con una tetraplegia, comunque una persona con una lesione midollare, tendenzialmente ha delle perdite urinarie, ha dei problemi con l'intestino, c'è una serie di problematiche. Come vai a spiegare a uno che non ne sa niente di tutta questa roba che tu usi un catetere per fare pipì? In che contesto glielo vai a dire? Non è che mentre sei a cena o al cinema dici, ah, senti, questo è il mio catetere, comunque io faccio pipì così. No. Oppure magari esci, capita che hai una perdita e gli lasci una macchia così di pipì nella macchina. Come glielo spieghi? Cioè,
complicata la faccenda. È una cosa che ha spaventato la persona che ha subito il trauma quando ha capito come doveva fare. Figurati uno che non ne sa niente e che si sta approcciando a te perché magari sei carina, sei simpatica, però aspetta, questa si pisce addosso, ci penserà due volte magari prima di uscire con te un'altra volta, magari ci tiene la sua macchina, non lo so, cioè tutta una serie di cose che non sono facili da affrontare. Boh, però penso che questo da un lato ti tuteli, perché instauri prima un certo tipo di rapporto e quando arrivi a dire determinate cose significa che quella persona ci tiene veramente, che non è una persona che alla prima difficoltà se ne andrà. Una donna stesa che cammina e una donna paraplegica con la mia lesione stesa sono uguali, cioè hanno le stesse cose allo stesso posto, possono fare le stesse cose, c'è solo un problema di gambe che insomma il partner si deve imparare a utilizzare e a mettere un po' di qua un po' di là perché si fanno un po' quello che gli pare, però fatto questo sono pure più snodabile di una normale, sicché voglio dire, cioè sicché il nome commerciale di questa sedia è Jenny, quindi mi è capitato anche di trovarmi in ambito ospedaliero, quindi con persone che vivano la mia condizione, a parlare di Jenny. Io ho usato appunto per fare la battuta la definizione, ma il mio problema grosso quando vado a giro è caricare Jenny in macchina. Però poi un paio di volte che raccontavo questo aneddoto per far ridere mi sono reso conto che ho risvegliato invece un pensiero più profondo. Allora, io sono in carrozzina dopo un incidente stradale. Questi ricoveri sono periodi lunghi in cui comunque scopri passo dopo passo. Certo, io me le cerco, passo dopo passo. Mai raccontato? Sei uscito con una ballerina? Sì, c'è stato un evento che mi è rimasto particolarmente in testa, è stata la mia prima volta che ho scoperto che ero l'amante e lei mi ha risposto proprio dicendomi: ma lui manco se lo immagina che noi possiamo fare questo genere di cose, per lui siamo amichetti a tutti gli effetti e basta. Perché amichetti? Perché uno in carrozzina, ma figurati se può fare l'amore. E che cosa soprattutto cambia? Non c'è una cosa sola, ce n'è tante. Ma ti rendi conto che non mi ricordo nemmeno più la domanda? E lo so, sono un imbarazzo, quindi e mi blocco. Ciao, sono io! Come mai ci siamo ritrovati di nuovo? È perché mi vergognavo un pochino troppo la scorsa volta, forse. Nel mio caso, nel momento delle dimissioni, l'andrologo mi ha preparato un piano terapeutico che praticamente mi permette di andare a ritirare ogni mese alla farmacia di Careggi 8 pasticche, perché sono 2 a settimana da piano terapeutico. Quindi praticamente a parole povere quelle 8 trombate in mese che, imparate a gestire, possano anche coprire tutto il periodo, perché fortunatamente il farmaco in questione ha un tempo di vita più lungo. In Toscana siamo una delle poche, se non pochissime, realtà in Italia dove queste pasticche appunto per fare all'amore vengano passate. Spesso mi capita, per esempio in ambito di gare di nuoto per i campionati italiani, mi arrivano amici: ah, bastardi, voi toscani ve le pagano le trombate, invece io devo andare in farmacia tutte le volte e tira fuori fogli da 100 euro, perché le 8 pasticche mensili mi passano a me 154 euro. Chi è questa campanella? Io mi gratto perché mi annoio. Quando si entra nella riscoperta di noi stessi, anche il trovarsi a fare l'amore più o meno sempre in quella 1-2 posizioni, non ti dico che viene a noia, non viene mai a noia, però ti viene quasi la voglia di sperimentare ancora di più. A me è capitato 2 anni fa di scoprire una sedia particolare che si appoggia su 4 punti stabili e ha un sistema basculante, per cui si può riprodurre con facilità qualche posizione in più, tra cui la famosa pecorina. Fantastica! Buonanotte, vai. L'eiaculazione, diciamocela tutta,
in un caso come il mio non è il godimento, perché il più delle volte si incorre in una vera e propria crisi disriflessia, cioè del sistema nervoso. A volte sembra di morire, nel senso. E come è indotta? Tramite un elettrovibromassaggiatore, mi sembra che si chiami, perché questo è un presidio medico. Questi sono gli aspetti, diciamo, negativi dell'eiaculazione. Che cosa c'è di positivo? Perché guardare comunque è bello, la vista è uno dei sensi che fa tanto dell'atto sessuale. E poi quando? Un paziente o qualcuno che si trova nella mia condizione si trova a volere un figlio. È una mia autonomia, diciamo così. Posso fare tanti chilometri, ho fatto molti viaggi in Olanda, in Belgio, alle Canarie. Sono stato anche in montagna, in Svizzera. Me la porto sull'aereo. E della tua Ferrari, vero? Esatto, esatto. Infatti quando sono all'estero tutti mi dicono Ferrari, Ferrari. La malattia si chiama displasia diastrofica, è una malattia molto molto rara. In Italia io sono a conoscenza che ci sono due persone. E se io ti dico sfera affettiva? Sì, è un argomento insomma impegnativo. Io non ho avuto esperienze, diciamo, rapporti di fidanzamento, di amore, di affettività verso una donna. Non ho mai avuto una fidanzata, diciamo così, quella che si chiama fidanzata. Io ci ho provato a lungo, ci provavo ai tempi della scuola, anche dopo. Volevo assolutamente trovarla, cercavo in ogni modo, anche su internet, frequentavo delle chat, dei siti web, qualunque cosa. Col passare del tempo, quando vivi in una condizione di gravità, di una disabilità, e anche nella società di oggi che non ti aiuta purtroppo, arrivi a un punto che ti rendi conto che certe cose non sono possibili in questa vita. Certo, chiaro, la speranza c'è sempre, però non è la speranza che avevo a 20 anni. Ora è una cosa che tengo più lontana da me, perché ho capito che non si può fare granché. Questo è quello che ho capito con l'esperienza che ho fatto. Sei molto drastico però su questo. Sì, lo so, sono molto drastico perché forse ho avuto molte botte in testa. Perché io sono arrivato a un punto di farmi questa domanda dentro di me. Una domanda che non mi facevo, ma che adesso, negli ultimi anni, me la faccio. Qual è quella ragazza che può essere interessata a uno messo nella mia condizione fisica? E la risposta sincera è che in un rapporto di fidanzamento ci deve essere anche attrazione fisica. Ho conosciuto anche delle ragazze con i miei problemi, con la mia malattia o simile malattia. E lì com'è andata? Come le altre. Ma a te qualcuna di loro piaceva? Sì, sì, sì. Ma dall'altra parte non c'era risposta. Non c'era un ritorno, non c'era. E non è che, boh, non so, mi capa da ridere. Casa. Non è che tu eri antipatico, cioè hai fatto l'antipatico, non lo so. Comunque quando ci penso, quando mi ci dedico energie, è una cosa che mi fa soffrire. Anche per questo io ho mollato il discorso amore, lo tengo lontano da me e io cerco di tenere tutti i giorni la mente occupata facendo altro, per esempio il mio lavoro. L'opinione è che è una lotta molto difficile da portare avanti, in Italia soprattutto, per una questione sociale. E mi permetto di dire anche per una questione cattolica, noi avendo la Chiesa cattolica in Italia è molto molto difficile riuscire a portare in Parlamento una legge che preveda l'assistenza sessuale a persone con difficoltà motorie o anche intellettuali. La società, quella italiana, parlo anche delle persone, dovrebbero avere più cura, più interesse verso le persone che soffrono, verso le difficoltà degli altri. Io vedo troppo egoismo nelle persone. Saluto. Ciao. Ciao Ilaria. Ciao. Come stai? Bene. Ti un bacino. Oh, finalmente ci si incontra. Come mai tu sei in carrozzina? Io perché sono nata con una malattia genetica, anche se non la definirei proprio malattia, ma diciamo condizione, ormai fa parte di me, che si chiama osteogenesi imperfetta. Sono stata anche fidanzata, 5 anni e mezzo addirittura, anche troppi secondo me. Vuol dire che ho avuto tanti problemi con la sua famiglia, sua mamma per esempio, non ha mai accettato il fatto che il figlio stesse con una persona in carrozzina. Ho sentito dei discorsi che mi hanno proprio ferito, tipo, ma guarda, secondo me ti rovinerai la vita. Le persone ci guardavano proprio sconvolte, per esempio quando ci si baciava, noi si faceva anche apposta.
E lui non è mai stato riconosciuto come mio ragazzo. Cioè, è sempre stato o mio fratello, il mio badante, uno che mi guarda. Sono tutti problemi sociali. Per me la disabilità è più sociale che fisica. È lì che ti senti disabile. Addirittura anche quando sono stata dalla ginecologa con il mio ragazzo, ha detto proprio come fate ad avere dei rapporti. E lì proprio sono cadute le braccia, insomma. È come se fosse scritto da qualche parte che non puoi. Forse anche per un'idea cristiana, secondo me. Siamo visti come angeli asessuati. E proprio non è così, cioè, te lo posso confermare. Addirittura c'è un libro che si chiama Il Camasabile, sono delle posizioni da fare in carrozzina. Tu rispetto ai figli ci hai mai pensato? A me i bambini piacciono tanto, mi piacerebbe tanto avere dei figli. Anche se comunque c'è la possibilità di tramandare l'ostogenesi al 50%, lei mi ha consigliato la sterilizzazione. E lì sinceramente ho detto no, non ci vado più da questo, perché cioè come un animale, insomma, persone che pensano metti al mondo un infelice. Questa cosa mi fa un attimino alterare, perché non è detto. Una cosa che ho visto su Facebook, tu hai postato anche delle foto in posizioni, diciamo così, sexy. Che cosa ti ha spinto? Di dimostrare che anche se sei in carrozzina puoi essere molto sensuale. Non si parla mai di persone con handicap che hanno un proprio modo di vestire, delle proprie fantasie. Ecco perché vorrei cercare di abbattere questa cosa. Che è un'altra barriera. Sì, sono barriere mentali queste. Ci sono barriere architettoniche e barriere mentali che sono un attimo più gravi. E il bello, si pensa che bisogna stare per forza con persone disabili. Mi vengono a dire molto spesso, ma ti dovresti mettere con uno come te, che poi come te non si sa quello che vuol dire. Tu utilizzi il mezzo internet? Finché si tratta di amicizia e del passatempo sessuale, perché lì, cioè, non è per vantarmi, ma se io volessi non farei fatica a trovare questo. Finché si tratta di questo va tutto bene, finché si tratta di impegnarsi per avere una relazione non se ne parla. È brutta sta cosa. Ma gli uomini... Tante persone si arrendono, io invito proprio a non arrendersi, perché comunque secondo me anche l'autonomia è la cosa più importante, è la dignità della persona. Grazie Ilaria. Niente, grazie a voi, grazie a te. Perché sono da solo. Sì, grazie a te.